teorie. Io a oggi non ho la certezza, però è una teoria che mi risuona in tante altre situazioni. Okay? Quindi è vero che il bambino può essere influenzato dalle parole del papà, dalle emozioni che vive la mamma, anche perché una parte di nutrimento, una parte di informazione genetica gliela passa attraverso il DNA. E anche il DNA può cambiare, perché hanno fatto degli studi che sotto stress emozionali i filamenti di DNA cambiano. Quindi anche una volta dice genetica, sono fatto così, non è vero, anche la genetica può essere cambiata. Se avete mai sentito parlare del dottor Bruce Lipton, degli esperimenti di epigenetica, quindi al di sopra dei geni, quindi non è detto che se noi lasciamo così, per forza dobbiamo morire così. Cioè sarà tutta una serie di esperienze che facciamo nella vita, emotive, che ci possono cambiare. E che se le vogliamo fare. Quindi l'influenza sì, oggi io spero che ci sia un po' più di consapevolezza nei meccanismi. Se c'è più consapevolezza, quindi riconosco la situazione e ovviamente mi comporto di conseguenza. Quindi queste ferite, chiamiamole ferite perché poi vengono identificate come ferite, perché? Perché finché non guariscono sono sempre lì. Pronte a sanguinare sempre. C'è un libro che si chiama Le ferite emozionali, che io ho letto, però va letto con molta attenzione, perché se no ci si fa condizionare troppo, perché lì poi ovviamente classifica anche in base all'aspetto fisico le ferite. Il problema è che non è così certo, perché quando c'è l'insieme di più ferite, il nostro fisico cambia. Quindi attenzione, se vi capita, c'è un libro che si chiama Le 5 ferite, di una psicologa che non mi ricordo più, e infatti adesso le vedremo quelle ferite, le 5 ferite di base, leggetelo, ma leggetelo sempre prendendolo per semivero, come prendete per semivero ciò che vi dico, ve lo chiedo di cuore, non datelo per certo, cioè verificatelo. Quindi, prima ferita, quindi finché non si guarisce, si tende a ritrovare nella nostra vita situazioni che ce la ricordano. E come si fa a riconoscere? Osservando i propri comportamenti, osservando le proprie azioni, osservando i propri pensieri, osservando le proprie emozioni. È un film che sicuramente avrete già visto mille volte, questa scena lo stesso, ma nel giro di qualche minuto dà una lezione molto importante. E qua mi sa che devo riaccendere. Ok, spegni la luce, Aldo. Un professionista! Ok, sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai, io ero abbastanza negato. Quindi, quindi probabilmente arriverai, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose, in questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok? Ok. Bravo. Dai, tira. Sì.
non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa, neanche a me. Ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e insegna. Rifiuto. Non, attenzione, non sentirsi accettati. Non è detto che ci sia veramente la non accettazione. E non sentirsi accettato da un genitore. Può anche essere che durante la gravidanza uno dei due genitori non abbia voluto in qualche maniera il figlio. Quindi il rifiuto, la non accettazione, sensazione. E questo cosa mi porterà nella vita? Quale sarà il condizionamento? Quale sarà il mio atteggiamento se non mi sento accettato? Non pensare di essere all'altezza e sentire sempre il giudizio. Ma prima di tutto, l'abbiamo ripetuto mille volte, cosa bisogna fare? Accettare le situazioni. Quindi, per come siete, per quanto vi dicano che siete giusti o siete sbagliate, accettatevi. Perché se non mi accetto non riesco mai a, se non mi rendo conto e non accetto la mia situazione, non potrò mai cambiarla. Se continuo ad ostinarmi. Il giudizio mi porta anche a continuare a giudicarmi. E se mi continuo a giudicare, cosa succede? Al di là di quello, continuo a non accettarmi. E più non mi accetto, più mi giudico, e più mi giudico, più mi accetto. Se qualcuno di voi ha questa sensazione, io parlo di giudizio. Giudizio che quello che ci diamo noi è peggio di quello che ci danno gli altri. Davanti alle situazioni non ottengo i risultati perché non mi sento all'altezza. I casi sono due. O faccio qualcosa per prendere gli strumenti per essere all'altezza, o abbasso semplicemente l'asticella, momentaneamente, poi l'alzo dopo. Chi lo dice che non siete all'altezza? Voi. Se lo dicono gli altri, ok, tu ce la fai a essere lì. Tu che dici a me che non sono all'altezza, tu l'hai fatto prima di me ciò che ho fatto io. Cioè tu sei il mio corpo, tu sei la mia altezza. Come fai a dire che io non sono all'altezza? Che tipo di esperienza hai? Che tipo di emozioni hai? Ricordatevi sempre che per quanto vi possa dire una cosa non sarà mai la stessa cosa, perché io l'ho vissuto in maniera diversa, semplicemente perché magari io l'ho vista anche in maniera diversa. Io adesso ho una visione che voi non avete, semplicemente perché sono di qua, cioè qua fisicamente. Se voi venite qua avete la stessa visione che ho io, ma in maniera diversa, perché a me colpiscono alcune cose, a voi colpiscono altre. Quindi per me il mio modo di vedere mi porterà a comportarmi in una certa maniera. Voi in questo momento avete questa visione, vi comporterete in una maniera diversa da me. Avete questa sensazione di non sentirvi all'altezza? O di essere giudicati? Non è detto che ci siano, non è matematico. Io vi ho detto che io me le sono giocate tutte, o non sono fatto mancare nulla. Cosa bisogna fare qua? Questa è una delle più radicate, un po' perché a volte non è detto che siano solo ferite che si creano entro i 5 anni, si possono anche creare dopo. La società ci porta ad avere dei ritmi e ci chiede di
di ottenere determinati, di raggiungere determinati traguardi. Quindi magari non sono all'altezza per la realtà circostante, per la società, ma questo non vuol dire che io sia sbagliato. Qualcuno prima mi parlava, mi prendono per matto, ho capito, ma sono io il matto o sono gli altri che sono matti? Cioè, cominciamo a capire chi veramente sbaglia. Attenzione, perché se io mi vado ad identificare con i risultati che la società mi chiede, è facile non sentirmi accettato. Però semplicemente, ma io voglio, veramente voglio ottenere quella cosa lì? L'ego, quello che ci viene costruito, è manipolabile. Perché l'ego ci fa identificare in materia, in ruoli, in situazioni, e quando io voglio manipolarti ti cambio la situazione, quindi automaticamente ti faccio venire la crisi d'identità. E se sei in crisi d'identità, sei debole, vibrazione bassa, e ti controllo. La grande società consumistica, vi ho detto prima, che ci ha portato a identificarci in ciò che abbiamo. Ma non è sbagliato avere. L'importante è che ciò che ottiene nella vita lo ottenga con identità. Non è ciò che ottengo che mi identifica, ma è la mia identità che mi fa ottenere ciò che voglio. È chiaro? Uno, osservo. Quindi voglio ritornare qua. Sono finite le batterie? No, ci sono. Uno, osservo. Come si sciolgono i blocchi? Intanto li osservo. Una volta che li ho osservati, ripetuto mille volte, li accetto. Li accetto. Per quello che sono. Che mi piacciono o non mi piacciono è un altro conto. Però almeno li devo accettare. Se non li accetto, è alzare il tappeto e mettere la polvere sotto. Il nostro cervello i traumi ce li nasconde, perché sennò diventeremo matti. Ce li nasconde, ma questi traumi ci portano a comportarci in maniera automatica davanti a situazioni simili, non identiche. Ogni situazione non sarà mai uguale a un'altra, sarà simile. Però il nostro cervello ci porta a ragionare nella stessa maniera. E quindi ci ritroviamo, avete mai sentito dire, me le attiro come se avessi un lanternino? Mi capitano sempre le stesse situazioni, è questo. Quindi mi porta ad agire nella stessa maniera davanti a situazioni apparentemente simili. Osservo, accetto, qua viene, sospendo il giudizio, qui, una volta che ho accettato, non devo cominciare a dire, ah, è colpa mia, se è successo questo, è colpa sua. Sospendo il giudizio nei miei confronti e nei confronti degli altri. Non giudicare è una delle cose più difficili. Cioè, noi abbiamo un programma del giudizio innato, tutti. È impossibile non giudicare. Potete provare a stare 5 minuti al giorno senza giudicare. Niente e nessuno. È dura, molto dura. Perché ogni volta che incontriamo una persona andiamo a relazionarci con quella situazione per evolvere, e quindi andiamo in qualche maniera a giudicarci e quantomeno a classificare. La classificazione è un giudizio alla fine, anche per quanto giudizi buoni o giudizi cattivi, cioè è un giudizio, è una classificazione. Ovviamente la diversità è tra assoluto e relativo. Il giudizio, quando diventa assoluto, diventa pregiudizio. Quindi ancora prima che succedano le cose, io l'ho già giudicata. E non mi do nemmeno il beneficio del dubbio. Quindi, io vi ho detto prima, sospendete il giudizio, perché sono automaticamente entrato in quel loop. E non ne uscite. A meno che non lo osservate, non lo accettate. Ma è possibile. Cioè, qualunque cosa vediamo, questa è difficile. È brutta, è comoda, è scomoda. Cioè... Infatti ti ho detto che è la cosa più difficile. Però se incomincio a dire, invece di giudicarla e boh, ricorda sempre, guardate un attimo anche invidia e ammirazione. Invidio una persona, l'ammiro. Sembra la stessa cosa ma cambia. La invidio, l'ammiro. Ma è un giudizio.
Ma sì, infatti ti dico una, però ammiro, ti classifico come una persona da seguire. E comunque giudico la tua capacità. Sì, è vero. Il giudizio è comunque giudizio. Punto. Quindi non giudicare è quasi impossibile. Ecco, dicevo. Sì, sospendo il giudizio limitante. Mettiamo il giudizio limitante. Chiamiamolo giudizio limitante. E tutto ciò che giudico in maniera assoluta cerco di farlo diventare relativo. A tutto. Quindi sospensione del giudizio è trovare quella forma di classificazione che mi fa stare bene. E poi nelle situazioni dove comunque, ovviamente se sento il rifiuto, probabilmente sarà una persona che penso che mi abbia rifiutato. Ok? E qui subentra il perdono. Ma il perdono non è detto che debba avvenire su questo livello. Perdonare una persona che ci ha fatto del male fisico è difficile. Ok? Quindi il perdono è un qualcosa che non avviene a livello fisico. Avviene a livelli di emozione. Perché se no, se io non perdono quella persona lì e non mi perdono io, automaticamente non vado avanti. E il perdono e l'assenza di perdono è un macigno. Perché mi porta nella condizione del non merito. E se non merito, non merito di essere felice e non merito di avere successo. Ok. Vado nella condizione mi punisco. Ma il perdono mi interessa. Ha interesse qualcun altro la storia del perdono? No, ma non mi è chiara una cosa. Non mi è chiaro il fatto che dicevi il perdono avviene su un altro livello. Chi ti ha fatto del male? Perché?